coach 5 su 5, in vetta alla classifica, anche il recupero conferma quello che è il vostro buon momento. Sì, abbiamo portato a casa anche questa gara, turno infrasettimanale appunto spostato sabato. Temevamo molto questa gara proprio perché non siamo abituati a giocare in settimana e potevamo presentarci con un po' di distrazioni in testa. Per fortuna no, siamo stati abbastanza bravi a tenere sotto la Piterme, che è venuto non con grandi velleità, o forse le abbiamo subito spente grazie appunto a una battuta e un muro abbastanza attento. Quindi sicuramente questi altri tre punti li mettiamo in cascina, andiamo avanti, abbiamo poco tempo per, non dico festeggiare, ma per riposarci, perché già sabato abbiamo il campionato e quindi la partita d'Arseno che dobbiamo affrontare nel migliore dei modi. Direi che questa sera, forse dal punto di vista dei fondamentali difensivi, avete fatto una delle migliori prestazioni, avete espresso. Sì, avevamo studiato bene la squadra, avevamo organizzato muro di difesa, peccato che alcune volte sul contrattacco siamo stati frettolosi, non abbiamo gestito bene le transizioni e abbiamo sprecato, ecco, questo vantaggio. Però va bene, siamo stati bravi, abbiamo, come dire, sprecato il necessario per poter mantenere sempre il distacco e quindi chiudere con un perentorio 3-0. Come affrontate questo momento magari di celebrità, fra virgolette? Comunque siete a punteggio praticamente pieno, al di là del punto, come dire, lasciato a Biella sicuro con una vittoria molto importante. Ma sono 5 partite che hanno tutte una genesi diversa, una storia diversa. Ovviamente questa responsabilità, ecco, di essere davanti, la gestiremo con, non dico spensieratezza, ma con leggerezza, perché sappiamo bene di non aver fatto nulla, abbiamo solamente giocato delle buone gare. Alla fine del girone d'andata ovviamente tireremo la riga, come è il nostro costume fare. Quindi adesso guardiamo avanti e cerchiamo di giocare tutte le partite. Siamo contenti, ecco, di quello che abbiamo fatto finora, siamo orgogliosi e ovviamente difenderemo questa posizione non tanto perché ci teniamo, ma perché ce lo meritiamo, visto che abbiamo fatto un buon inizio di campionato, però è ancora lunga. Grazie, buon lavoro. Grazie anche a voi. Camilla, MVP della serata, una bella partita, 3-0, secco, andate in vetta alla classifica. Ma abbiamo giocato bene, abbiamo avuto dei momenti di alti, dei momenti di bassi, ma come anche tutte le altre partite fino adesso, penso che comunque abbiamo sempre molto molto da migliorare e miglioreremo sempre ogni allenamento dando sempre al massimo. Avete creato molto riuscendo a difendere bene, insomma avete dai fondamentali oggi avete costruito questa vittoria. Esatto, secondo me magari dalla partita contro settimana scorsa abbiamo difeso un po' di più e comunque abbiamo sempre molto molto da fare e penso che comunque ci possa dare una mano, cioè ci aiutiamo molto, quindi secondo me anche per quello. Che effetto vi fa stare sulla in alto contro l'altro una gara in meno della prima inseguitrice? Ma speriamo di comunque continuare così, mettercela sempre tutta e vediamo nelle prossime partite. Complimenti, buon lavoro. Grazie.